C'è il negozio dal 1928, io che sto qui nella poltrona sono 70 anni, reali, comincia da 9 anni a insaponare e fa qualche cosa. Io fumo questa perché ormai risparmio, capito? Ah, tanto, tanto. Una volta attaccato si è già decorato, loro che fanno? Incidono le linee, dopo le verniciano e poi alla fine di tutto strappiamo tutta la carta e rimane il disegno. Ora c'è l'angolo della Roma che adesso comincia a premere, ma avere un altro spirito, svegliato un po' tardi. Bello, piace, a Roma non c'è stato il suo corso. Noi siamo tra i produttori di festival ed il nostro festival si chiama Outdoor ed è a Roma dal 2010. Ho donato perché vivere in un quartiere artisticamente vivo mi fa sentire meglio. Ho donato perché ho reputato che fosse giusto che un'opera d'arte parta fondamentalmente da noi. JVT ha aderito a questo progetto perché comunque come agenzia di comunicazione pensiamo che sia fondamentale in un momento come questo utilizzare qualsiasi forma d'arte, soprattutto questo tipo di forma d'arte fruibile da tutti. Garbatella è sicuramente uno dei quartieri più affascinanti della nostra città. Aver lavorato tanto su quest'area ci fa sentire parte di una storia nuova, una storia che è appena iniziata e che speriamo che duri il più lungo possibile. La cosa più importante credo che sia far sentire le persone partecipi di quello che si sta realizzando. Il crowdfunding funziona perché coinvolge la gente su progetti in cui si riconosce. Trovare 204 persone che danno una media di 80 euro a persona è un dato significativo. Vuol dire che oggi la gente comune adora la street art e vuole la street art nella propria città. La street art nasce dalla strada, però è un'espressione dei tempi moderni. Probabilmente è la forma d'arte più vicina alla gente, quella che meno frappone ostacoli tra l'opera d'arte e il fruitore. Può emozionare, può far arrabbiare qualsiasi cittadino che passa per la strada.